Tra le vie antiche di Roma, il personaggio enigmatico di Giovanni Battista Bugatti, soprannominato Mastro Titta all'Erboia de Roma, si poteva vedere camminare con il suo mantello scarlato. Davanti al condannato spinto a forza fino al luogo dell'esecuzione, che di solito era in Piazza del Popolo o in Campidoglio. In tasca aveva sempre la sua tabacchiera con cui offriva una presa di tabacco ai presenti e al condannato. Si dice che offrisse anche del vino prima di eseguire il suo dovere, e cercasse di esaudire gli ultimi desideri del dichiarato a morte. Il suo lavoro non consisteva solo nell'eseguire sentenze di morte, si prestava a vari tipi di punizioni, ad esempio ai poveri non in grado di pagare delle multe asportava gli occhi, o tagliava il naso, o le orecchie per chi rubava ed era scoperto in flagrante c'era l'amputazione della mano sinistra e in caso di recidiva si passava alla destra. Per le pene di morte Mastro Titta usava varie tecniche, l'impiccagione, il mazzolamento e la decapitazione erano tra i più noti. Quando i reati erano contro il clero, il corpo veniva squartato post morte e le varie parti venivano esposte ai lati del patibolo. Per gli eretici si usava il rogo. Nei casi di decapitazione, le teste dopo essere state mostrate al popolo infilzate su un bastone, erano esposte per le mura e porte cittadine con funzione di monito collettivo. In particolare modo sul ponte Sant'Angelo in modo che a vederle fossero i pellegrini in arrivo. I condannati, prima di diventare un apprezzato spettacolo per il popolo, venivano portati in chiesa per i sacramenti. Anche Mastro Titta, prima di eseguire la condanna, prendeva la comunione. A fini educativi anche i bambini erano portati ad assistere alla triste esibizione. Ad assicurare la salvezza dell'anima del reo c'erano le preghiere dei membri delle confraternite religiose che incappucciati sostavano ai lati del patibolo. Il compito delle confraternite era già prima quello di prendere dal carcere il condannato e confortarlo cercando di convincerlo a pentirsi, senza lasciarlo solo fino alla fine. Nel giorno della morte di San Giovanni, il 29 agosto, oltre che pregare, a loro era concesso di scegliere un condannato da graziare. La decisione veniva presa per sorteggio. Nato a Senigallia il 6 marzo del 1779. Lasciando la sua prima attività di ombrellaio, aveva iniziato giovane il suo lavoro di boia per lo Stato Pontificio. A soli 17 anni con l'esecuzione a Foligno il 22 marzo 1796, di Nicola Gentilucci che aveva ucciso un sacerdote, il suo cocchiere e due frati. Anche se sul reale reato c'è un po' di confusione in quanto ogni fonte ne indica una diversa. Come tutti i boia della chiesa abitava sulla riva destra del Tevere, nella Cinta Vaticana, nel rione Borgo al numero civico 4 di Vico del Campanile. Per problemi di sicurezza entrava al centro di Roma solo in occasione di esecuzioni delle condanne, dando origine al detto Mastro Titta Passaponte che indicava un'imminente esecuzione capitale. Capitava anche di doversi spostare in altre città per eseguire le condanne in quanto lo Stato Pontificio era esteso. Aveva portato avanti la sua carriera per quasi 7 decenni fino a 85 anni, quando Papa Pio IX lo sostituì con Vincenzo Barducci concedendogli un vitalizio di 30 scudi. Tra le sue memorie affidate a un taccuino aveva segnato 516 nomi di cui 514 erano persone a cui aveva assicurato la morte proprio lui, diventando il boia più prolifico della storia del Regno Pontificio. La morte del carnefice sopraggiunse ai 90 anni il 18 giugno del 1869. Il suo mantello scarlato e la tabacchiera sono oggi esposti al Museo Criminologico di Roma nel Palazzo del Grifone. A lui sono stati dedicati scritti e film, e come potrebbero mancare leggende che lo vedono fantasma con il suo mantello scarlato, vagare per i posti delle esecuzioni? Fatemi sapere in un commento se conoscevate questa storia e cosa ne pensate. Noi ci vediamo ad un prossimo video.